Benvenuti nel canale delle notizie del Napoli. Qui troverai gli ultimi aggiornamenti su squadra, giocatori e trasferimenti. Non perdere nessuna notizia e iscriviti ora per ricevere le notifiche dei nuovi video. E non dimenticare di mettere mi piace ai nostri video per sostenerci e aiutarci a crescere. E ora veniamo alle notizie. Kevin Trapp era atteso a Castel di Sangro al posto di Meret. Il portiere della nazionale tedesca avrebbe potuto essere uno degli acquisti estivi del Napoli la scorsa estate, ma l'affare è saltato. Tra le squadre dell'Eintracht Francoforte, uno dei giocatori più rappresentativi ed esperti è sicuramente Kevin Trapp, il portiere tedesco titolare fino alla scorsa stagione del PSG e alla ricerca di un rilancio. L'edizione odierna del Mattino ha svelato un retroscena del mercato estivo sull'attuale portiere di Eintracht Francoforte e Napoli. Trapp aveva già una valigia e un biglietto pronti per raggiungere il Napoli al ritiro di Castel di Sangro. Il giornale parla di un volo pronto per Pescara e da lì dovrebbe raggiungere Castel di Sangro per mettersi a disposizione di Luciano Spalletti. Il titolare del ruolo sarebbe dovuto essere lui con Meret, che ora sembrava in procinto di lasciare gli azzurri. Alla fine il Napoli ha deciso di puntare ancora su Meret e i risultati gli hanno dato ragione. Trapp stasera sarà al Maradona, ma sarà un avversario valido come lo era all'andata.